Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Stefano, buongiorno. Gabriele, buongiorno. Ubaldo, buongiorno. Buon appetito a tutti, eh? Ciao Mimmo. Oh, Mimmo, stamattina non so se hai avuto modo, ma è tornato. Cosa? È tornato il Gallo, eh? È tornato il Galopeira? Sì. Come per gli infortunati. Bene, beh, come mai adesso non ha avuto... Ha fatto un'oretta con la primavera, come per gli infortunati. Lunedì è Mi fa molto piacere sapere che comunque è ancora fra noi. Questo mi sembra che sia la notizia un pochino più in maniera importante, sorprendente, no? Mimmo, perché... Sì. Anche perché te, Gabriele, avevi sparso in giro delle notizie piuttosto, preoccupanti, no? Ti eri divertito, buonanima, cose di questo genere. Anticipato il rientro, ti dico solo questo. Questo è il segno di grande attaccamento, un po' come Salah. Possiamo dire che è il Momo della radio? Sì, lo il possiamo momo. Dire. Beh, è il Momo, se sapeva, dai, se sapeva che andava in panchina, non rientrava. Sì, però il Gallo l'ha vinta la Coppa d'Africa. Te credo, ma mica solo quella, pure il Mondiale due volte. Dai, vabbè, ma comunque queste sono altre valutazioni. Bene, quindi? Quindi, Mimmo, è perché Dzeko, Real. È fatta. Ho capito. Cioè, non va bene per noi, va bene per Real. Ti dico una cosa, tu sei il direttore sportivo della Roma, Ubaldo, ok? E arriva Real Madrid, buongiorno, sono il Real Madrid, buongiorno Real Madrid, buongiorno. Come va? Tutto a posto? Tutto a posto, benissimo. Senta Roma, direttore sportivo, noi ci avessimo da dirvi una cosetta. Prego, mi dite, anzi ditomi, così fai vedere proprio che sei uno che è ignorante, rotto di quelli, no? Scusami. Noi vorremmo prendere Edin Dzeko. Tu che fai? Che problema c'è? Tutto a un prezzo, no? Certo. Ok. E lui ti fa, vabbè, allora fammi sto prezzo. Oddio, io che gli direi prima, ma Dumbia no? Mi interessa? Senti, se aveva interrompe un dialogo fra Roma e Real Madrid, poi dice che al Sampa non rovina affari. Ah, c'hai ragione, scusami. Devi stare sereno. Allora, tu sei la Roma, no? Sì. Se si presenta a Real Madrid e vuole Dzeko, quanto gli chiedi? Da 37. 37? Di febbre 37. Ma che stai a dire? Ma che siete impazziti? Ma siete pazzi? Solo 37? Sì, non di più, per l'età. C'ha la febbre, Rieti. Qualche un po' d'alterazione, 37. Ma se gli chiedi 30, cioè cascano dalla sedia. No, vabbè, adesso mo a parte gli scherzi, dai, perché noi poi dopo siamo sempre i soliti sbrasoni, eccetera, eccetera. Ma che valutazione c'hai sul campo internazionale oggi con nome Dzeko? Parlando in termini più possibili seri. Secondo me, Mimo, in questo momento è tra i 25 e i 30. Testa, La quotazione di Dzeko? Sì. Conta la quotazione, poi sai che benissimo che il prezzo poi magari è un altro. Dzeko c'ha 30 anni, è un giocatore da almeno da 40 milioni, 40-45 milioni di euro. Certo. C'ha tre anni di veri, ce l'ha da. Sì, beh, posso scalare un paio. Comunque questo come quotazione, ma io non lo vendo. Cioè, la Roma quando lo trova uno meglio di Dzeko poi non. No, in questo momento è abbastanza difficile anche. Cassi 40 e poi devi spendere 50 per prendere uno meglio. Se lo trovi. Io in grande difficoltà sapendo. Scusami? No, dico, dovresti spendere 50 se lo trovi. Certo. 50 chi prendi? Non è che c'hai. Non so, io faccio fatica a pensare che oggi qualcuno ti possa dare più dei 20-25 per uno come Dzeko. Per l'età. Faccio proprio fatica. Maggior ragione devi tenere lo stretto. Ah, certo, te lo tieni per tutta la vita. Insomma, mi dispiace. Quindi, caro Florentino, che sei l'ascolto, io so che lui sta sempre all'ascolto. Sì, lui è appassionato delle canzoncine. 10-14 proprio. Canzoncine del Galopeira, Florentino. Sei collega in streaming, manco che applicazione in streaming, tra me che mi frega i suoi soldi, io pago, faccio quello che mi pare. E quindi, caro Florentino, non ti avvicinare perché tanto puoi cacciare qualsiasi assegno, tanto il giocatore non te lo diamo. Questa è la sintesi estrema, quindi Mimmo, state tranquilli. In tutto questo c'è qualcuno che ha un dubbio. Che dice che Dzeko è un pippone, vabbè, no, sempre no, i soliti, dai, Dzeko, che problema c'è. Non mai smentirò tutti, però c'è qualcuno che ha un dubbio, Mimmo. Ma tu Gabriele, non è che tu devi fate una cosa, continuate. Perché più dicono che c'è una pippa, più questo fa gol. Quindi prego, fate. Più dite meglio sta. Vero. Quindi c'è qualcuno che ha un dubbio, Mimmo. Chi è? Ubaldo? No, Ubaldo no, noi qui in questo studio no. Però tanti si stanno chiedendo se il riferimento di Totti fosse alla Lazio ieri. Mimmo? Quello sul piccione, il povero. Ma davvero? Ci voleva uno scienziato per capirlo. Insomma. Ho letto dei pare, sembrerebbe, c'è chi sostiene. Non so se è stata a fare una domanda tra bocchetti. No, assolutamente. Il classico in bocca. No.
Beh, insomma, io penso di non avere dubbi che fosse un riferimento di quel tipo, ma poi dopo è venuto. Ma no, che non lo capisca Carlo Conti, lo so, perché Carlo Conti viene in un'altra dimensione. La De Filippi ha detto che era un riferimento all'edizione in cui c'era Ilari come. Ma Valletta. Che cosa? Ma figurati, vabbè, comunque. Ma pensa come sì, è stato un siparietto. Complessivamente io ritengo, no, al di là di questa sua esternazione divertente, perché poi è uno che fa ride, insomma, a me dà anche a questo punto anche un pochino troppo fastidio che lo chiamino sempre per fare un pochino sempre il mattatore, no? Perché sanno che comunque lui risponde in un certo modo, perché è simpatico, perché è spontaneo, c'è questa, come dire, ironia che qualsiasi grande autore anche televisivo, sai, magari non ci sarebbe mai arrivato a fare una battuta di quel genere, a sbagliare il nome, Sciopeco. Sciopeco che ho se non male. Quello dice quella, io sono mio figlio, si chiama Chanel, perché deve essere Canella, capisco? Quindi insomma va bene, ma. Sciopè è bellissimo. Sciopè è bellissimo. Detto questo, io faccio fatica a non pensare che il riferimento fosse quello, ma insomma. Poi non se ne avrà mai la certezza e tutto sommato si può campare anche senza saperlo mai, nel senso che se questa è una cosa che credo che sia stata e che sia ancora tuttora molto oggetto di chiacchiere, poi non so se si fanno delle chiacchiere sui social, però insomma sia oggetto di chiacchiere sui social, mi rendo perfettamente conto, perché è chiaro che l'argomento è un argomento che può suscitare queste attenzioni, però io penso, continuo a sperare che lui, e sto parlando del capitano della Roma, possa essere determinante già domenica da parte di Crotone, perché voi l'avete viste tutti quanti, avete visto la partita di Crotone, immagino in qualche modo, highlights e cose di questo genere. Francamente mi è sembrata una sagra paesana, no? Cioè, quindi l'atteggiamento, c'era più gente in campo che in tribuna probabilmente, ci è mancato poco che facessero anche i selfie e gli autografi durante il gioco, ma insomma capisco perfettamente quale può essere stata la situazione. Occhio, ve lo dico, occhio che domenica si ricominceranno a giocare la strada di casa, ok? Perché arriva la Juve, è una grande festa, ed è giusto anche così, perché insomma poi c'è l'allenatore che dice l'unico modo per poter vincere la partita è se loro non si presentano, tu capisci che a un certo momento anche il risultato appare, no, fin troppo caruccio nei confronti del Crotone. Però aspettatevi tutta un'altra partita domenica, perché la partita contro la Juventus viene data come partita già scontata in un certo senso, adesso cambieranno le cose, perché tanto è vero che l'allenatore del Crotone si è affrettato a dire appena finita la partita, sì, però noi la domenica dovremo ricominciare a fare punti, perché abbiamo bisogno di punti. Certo, non è che dirà che la Roma si provi a farli magari pure contro la Juve, no, perché la Juve c'era la grande festa, c'era il grande abbraccio popolare, va tutto bene, va tutto benissimo, però no, rendiamoci conto che sarà tutta un'altra faccenda per la Roma, anche perché il Crotone è una squadra che ti fa giocare male, qui chiamo il nostro cattedratico. Io non so se il Crotone ti fa giocare male perché è una squadra che vale poco, perché proprio te deve far giocare male, nel senso che io mi aspetto lì le barricate, mi aspetto una squadra che difficilmente te verrà a cercare, che ti darà poco spazio, e quindi sarà una partita molto complicata, durante la quale tu dovrai avere una grande pazienza. Un po' come ce l'ha avuta la Juve, ha fatto gol al 60esimo. Però io ti dico una cosa, Ubaldo, secondo me saranno molto importanti le scelte che farà Spalletti, perché non so quanto ad esempio sia giusto, ovviamente noi facciamo dei discorsi a priori, non sappiamo quello che succederà poi, siamo bravissimi, siamo dei fenomeni a fare queste cose, però io non so quanto ti serve ad esempio una squadra di scattisti e contropiedisti, ok? Quanto invece ti serva magari una squadra che abbia ampiezza sulle fasce, una squadra che abbia dei riferimenti importanti da un punto di vista tecnico in mezzo al campo, insomma. Siccome la partita non è lontanissima, secondo me si potrebbe già cominciare a parlare un pochino anche di quello che aspetta Roma, anche sulla base di quello che abbiamo visto ieri. Ma tu un'idea già che non era una allora. Partita, però. No, tu un'idea te la sei fatta allora? Che cosa intendi tatticamente, la scelta di caratteristiche diverse rispetto al solito? Secondo me tutto ruota intorno a Salah. Era questo che volevo arrivare a dire. Cioè La squadra senza Salah ha dimostrato di saper giocare in un certo modo, innanzitutto di saper giocare potendo fare a meno un pochino di tutti, e questo mi sembra che sia anche una grossa garanzia, che significa che la squadra è cresciuta, perché tu non devi dipendere da questo o da quello. Oggi io credo che la Roma
se dipende da qualcuno, dipenda forse soltanto da un giocatore come Dzeko, ma perché uno che ha fatto 17 gol in campionato, 24 in stagione, è chiaro che se ce l'hai un conto, se non ce l'hai un altro completamente diverso. Però nell'economia complessiva della squadra, per come sta in campo, per come riesce a sviluppare il proprio gioco, che può essere un gioco anche diverso a seconda delle circostanze, è una squadra che mi sembra non abbia dei punti di riferimento imprescindibili, magari, come posso dire, importanti. Molto importanti, cito Strootman, cito Fazio, cito Nainggolan, cito De Rossi, questi qui, però poi se tu riesci a, come posso dire, a sopperire l'assenza di uno, come, di uno di questi, vuol dire che insomma stai facendo tante piccole cose belle, e io credo che la Roma in questo momento possa in qualche modo fare a meno di, non dico di chiunque, ho nominato Dzeko, ma insomma di uno negli undici. La squadra l'ha dimostrato che riesce a fare bene, anche se un giorno te manca Tuzia Banchi Nicola, un giorno te manca Ubaldo Righetti. Detto questo, io non so quanto la partita di Crotone sarà adatta alle caratteristiche di gente come Salah, ma non perché Salah improvvisamente non sia o non debba essere più il titolare della Roma perché è mancato, eccetera eccetera, proprio per lo sviluppo tattico che io mi attendo. Poi magari la partita si mette in un altro modo. Io mi aspetto un Crotone che farà le barricate davanti alla propria difesa, che cercherà di compirti il contropiede e che quindi ci sarà poco spazio, e tu dovrai avere grande pazienza, è già la seconda volta che uso questa parola, e quindi magari non avrai il campo, Ubaldo, mi spiego, per poter eventualmente andare a fare delle giocate di, in profondità, di rimessa, in, con velocità, perché mi aspetto una squadra, parlo del Crotone, molto molto coperta. Ma sarà sulla falsariga, sul tema tattico di quella di ieri, cioè nel senso che io metto come forza la Roma, che ha la stessa capacità, lo stesso strapotere di costringere una squadra a giocare nella propria metà campo, se non a ridosso della propria area. Quello che può essere diverso, che l'allenatore dice dobbiamo arrivare a fare i punti, tu per fare i punti devi fare, che devi fare? Barricate e sperare di non prendere gol, oppure di vincere la partita. Se vince, sì, tu devi proporre. Lì, in quel caso lì, infatti. Ti devi proporre, infatti, nell'altra metà campo. Esattamente. Quale può essere il tema? Vuoi essere ultra offensivo? Giochi con testa bassa, vai a pressare altri, che con la fortuna di poter intercettare un pallone, trovare la squadra messa male, disattenta, e riuscire a fare gol, oppure quella di portare via un punto facendo barricate sperando di ripartire. Sulle ripartenze io non ho problemi a pensare che la Roma è pronta, sappiamo sempre, Mimmo, è pronta, sì, a gestire, no, queste situazioni, anche nell'uno, sì, contro uno, anche nell'uno. Soprattutto ultimamente hanno molto di più accettato l'uno contro uno, come tu hai sempre spiegato tante volte, perché si sentono più sicuri, si sentono forse più anche organizzati. Ma crea superiorità numerica quando devi andare a pressa più avanti, non è che devi andare in copertura. Il problema però è riuscire a capire quanto il Crotone abbia intenzione di fare questa partita, e allora tu devi cercare di organizzare la squadra che sia pronta a tutte e due le evenienze, no? E allora il problema qual è? Ma non è un problema, che poi è anche un bel problema, se noi vogliamo, no? Non è un problema di quelli negativi, è un bel problema. Scusami? È stimolante. È un problema molto stimolante. Riuscire a capire se modificare questo assetto con i due esterni brasiliani che fanno un certo tipo di lavoro, oppure andare a toccare la squadra che ha imparato a giocare in un certo modo, mettendo dentro un giocatore con caratteristiche ovviamente diverse rispetto a quelle che può avere ad esempio a destra Bruno Perez, e andare a cercare un altro sviluppo di gioco. Tutto dipende da quello che ha in mente Spalletti, sicuramente, che sarà comunque subordinato, condizionato dalle scelte dell'allenatore avversario, perché noi adesso stiamo ipotizzando un Crotone che molto probabilmente avrà un atteggiamento simile a quello di ieri, però questo non è certo, perché come abbiamo detto prima, magari dice questo, io voglio impazzire, ma voglio andare a giocare, vediamo che cosa fanno. Mi sembra un pochino più problematico pensare ad un'ipotesi come questa, però perché scartarla? Quindi insomma ci sarà tempo, modo e maniera magari anche di capirla. Mimmo, ripartiamo da qui. Se vuoi. Ok, grazie mille. Quando che comincia la partita, Mimmo? Eccoci, siamo qua. Eccoci qui, Mimmo. Perché non è adatta per Salah? Chi è che ha detto che non è adatta per Salah? E tu ti sei esposto? No,
No, no, io, tu hai detto così, Mimmo. No, tu hai detto così, Mimmo. Io non avevo capito così, però, giuro. No, io avevo detto semplicemente che avendo a disposizione anche un giocatore come Salah che ha determinate caratteristiche. Quindi stai dicendo che non è adatto. E fallo finire, mannaggia. No, così mi fa lui, tante volte mi fa così. Ma che stai a fare ripi? Che c'è 8 anni? Ma che 8 anni? No, no. E tu mi hai detto che mi dai le figurine? E tu mi dai la merendina? No. Io ti ho detto, e lo ripeto. Se non è tornato Galo il castigamatti qua perché Ho detto semplicemente che qualora il Crotone se dovesse mettere con due linee belle toste davanti al proprio portiere, lo spazio per le giocate classiche di uno come Salah verrebbero un pochino, non dico meno, ma sarebbero potenzialmente minori rispetto a quelle che se tu c'è Salah a campo aperto. Questo ho semplicemente detto. Allora, quanto sarebbe in qualche modo giusto cambiare una squadra che fino a questo momento ha fatto determinate cose molto belle, parecchie molto belle, piuttosto che tornare all'antico, la formula antica, che comunque è una formula che aveva dato grandi risultati, no? E proprio per lo specifico della partita, non ti dicevo in assoluto, e neanche mettevo in discussione Salah in quanto tale, mettevo in discussione Salah in quanto partita contro il Crotone, a casa del Crotone, in cui io mi aspetto un atteggiamento da parte della squadra calabrese molto coperto, molto barricato davanti alla propria difesa, e magari uno come Salah, che invece ha qualità che dovrebbero richiedere più spazio, forse potrebbe essere un pochino più così controllato con facilità. Ma tutto qui, insomma, però poi non è che io. Però sarebbe, ecco, io detto che la penso parola per parola quello che hai detto, potrebbe essere poi, tra l'altro, Mimmo, a seconda di come si mette la partita, un'arma eccezionale. Assolutamente. Ti spiego, Roma-Fiorentina è stata, secondo me, una gran bella partita da parte della Roma, no? Molto bella, giocata molto bene, anche quando la Fiorentina ha giocato meglio nel primo tempo, ma senza riuscire mai a farti male. Insomma, lì la squadra, abbiamo detto ieri, mi è sembrata una squadra presente a se stessa, che aveva un'idea e che sapeva esattamente cosa dover fare, come farlo per andare a vincere la partita. Fatto questo preambolo, Salah era in panchina, ok? Sì. Poteva essere, non era certo ubriaco, perché quelli ubriachi si sono presentati dopo la vittoria della Coppa d'Avorio, lì come si chiama? Della Costa d'Avorio. Ho fatto una grazie. Ho fatto una grazie. Quindi Salah era a posto per poter giocare. Allora io dico, la Roma va in vantaggio 1-0, penso. Adesso qual è il canavaccio o canovaccio tattico della partita? Che la Fiorentina gioca per andare a recuperare, la Roma quindi c'ha magari un pochino più spazio rispetto a prima. Allora io dentro di me dico, vedrai che prima o poi Salah, che ha questa capacità di ripartenza nello spazio, magari lo mette. Niente, 2-0, io ho fatto lo stesso ragionamento. Adesso magari Salah un pochino lo mette perché chiude proprio il conto, va sul 3-0, niente. 3-0, 4-0 e Salah è rimasto in panchina. Mettiamo che Salah è rimasto in panchina tutta la partita perché non era ancora prontissimo, ma io questo lo dubito, perché se non era prontissimo non andava in panchina. Benissimo. Però vuol dire che Spalletti ha continuato a proporre quel calcio lì, quello del 3-4, 3-5, 3-4-2-1, senza andare a pensare che avendo uno sviluppo tattico diverso poteva mettere un giocatore tecnicamente diverso e quindi più adatto a quel momento della partita. Da qui nasce il mio ragionamento, Ubaldo. Visto che ti è che adesso pugnale, ma adesso pugnale. Hai visto il film? Perché adesso pugnale, vabbè, lascia bene. A tra poco, Mimmo. Che devo ricominciare da capo più Ubaldo? Eravamo rimasti a te e becca di sta cortellata. Sei bello, io se poi ricomincio, visto che tu non vedi Salah. No, vabbè, mica. Io odio Salah, è vero. Mo parte pure questo messaggio. A parte che. No, io non vorrei ricordare che a tutti che. Odi Salah, oh. No, volevo ricordare a tutti. Tu stai dicendo che non lo vedi Salah. Io non sto dicendo partita. Questo. Volevo ricordare a tutti comunque. No, se c'è qualcuno. Il tema non l'ho detto. Io volevo dire che se c'è qualcuno che odia qualcuno è Gabriele, che forse voi lo siete dimenticando. Ma odia Florenzi. C'è la con Florenzi. Cioè, sono no, che ma è una cosa brutta. Dice delle cose in privato. In radio. Deve tenere punte. Ma in privato che cosa? Tu, quando lui accarezza le gatte,
che trova conforto. Gli parla di Florenzi, questo... diceva. Ma no, ma gli dice perché voi non sapete che uomo di me, che è giocatore di me, tutte queste stegattarelle, porelle scappano con la coda dritta. Poi comunque è perché... vero che io la sera mi confronto con le mie gatte, questo è verissimo. Sì, ma questo cioè, depone anche per certi versi a tuo favore. Però il fatto che tu ce l'abbia così tanto con Florenzi, francamente poi un giorno me lo dovrai spiegare nel segreto dell'urna. Però va bene così, nel segreto dell'urna praticamente deriva dalla primavera, poi ti spiego, poi ti spiego bene da quella famosa finale contro Davis Mangia, poi ti dico. Ma è sparito Davis Mangia, eh? Insomma c'è una storiaccia, Mimmo. Invece sì. Vuoi raccontarla pubblicamente? No, credo di no, credo, credi di no, benissimo. Baldo, vuoi farlo tu? Non è questo, neanche tu, va bene, non è lo spazio, no. Mimmo, senti, cambiando un secondo discorso, non è lo spazio, un secondo discorso, ma se tu scrivi qualcosa che non va bene, no, arriva il tuo editore che ti riprende, lo stesso vale per noi, l'editore, cioè il direttore, il direttore, però lascia perdere, l'organigramma me lo bene, e lo stesso vale per noi, via discorrendo, perché Berdini dice una serie di corbellerie e nessuno lo va a pigliare? No, se nessuno lo va a prendere. No, però tu hai detto una cosa grave, perché tu potresti essere anche accusato di istigazione. Lo va a prendere all'interno, no, del Movimento 5 Stelle, gli dicono guarda, smettila. Questo intendevo, questo io. Ma questo francamente non lo so, e io spero che nessuno vada mai a prendere nessuno, questo vorrei assolutamente sottolinearlo. Credo che Berdini abbia un po' di confusione. Non credo che sia il solo ad avere confusione all'interno del suo gruppo, diciamo, del suo movimento, del suo partito, non è un partito, del suo movimento. E forse questo lo porta talvolta a dire, a fare delle cose, soprattutto a dire delle cose che non dovrebbe dire, o che comunque farebbe meglio non dire, almeno in maniera pubblica, perché lui ho visto che troppo spesso indugia nel ma non è il solo, Stefano, quanti ne abbiamo visti che in Vino Veritas ti dicono delle cose e poi dopo, il giorno dopo magari pia e te smentiscono tutte, anche ad essere stato magari a mangiare a tavola con te, ma insomma non è questo il caso di mangiare di tavole, di pranzi, si tratta di rendersi conto che se uno è un personaggio pubblico che ha una funzione e anche un'importanza notevole all'interno di una amministrazione comunale come quella di Roma, dovrebbe stare attento a quello che dice, no? Poi se poi le vuole dire, ognuno può rispondere di quello che dice e di quello che fa. Il fatto che lui dica continuamente delle cose che vanno a, come posso dire, a fare a cazzotti l'una con l'altra, è perché probabilmente non ha ancora la percezione esatta di quella che è la realtà, o forse, ma che nessuno se ne abbia male, soprattutto lui, non ha ancora la statura per poter ricoprire un ruolo di questo tipo, ma sono delle valutazioni dall'esterno, io poi non conosco, non lo so, e tutto sommato pensa che te dico neanche mi interessa tanto, no? Però vedo, siccome è un amministratore della mia città, vorrei che gli amministratori della mia città fossero i più bravi, i più belli, i più perfetti del mondo. E quindi se c'è qualcuno che non è il più bravo, il più bello e il più perfetto del mondo, io spero che in qualche modo lo diventi, o che comunque in quei ruoli lì ci siano dei personaggi bravi, belli e perfetti. O chiedo troppo, Gabriele? No, Mimmo, io credo che tu chieda il giusto. Però su questo... No, vabbè. No, però riferisci questa è una bella battuta. Il Can dimmi. Dice, anche se... Scusami? Il Can. Il Can? Sì, ma non l'Apo, non l'Apo. Te lo ricordi, se... Come no? Il Can di Trieste. John Elkan. Questo è John Elkan, ovviamente. Dice: nonostante sia abituata, l'Inter non sa perdere. Beh, col fatto che sia abituata, va bene proprio in maniera fragorosa, mostruosa, una pernacchia gigantesca, enorme, proprio interplanetaria. Un sì, gran cacchio. Ti chiedo questa cosa. Marotta ha detto basta. Ultima non si dice mai con me, però, per oggi, Mimmo, per oggi. Ha detto basta a questo clima di Milini, bisogna... Ma è lo stesso Marotta che l'anno scorso ha detto dopo Bayern Monaco Juventus, ci avete rubato la partita, maledetto. No, però mi dovresti usare una cortesia, come dicono quelli bravi, no? Sì. Tu stai facendo una trasmissione in cui si parla di Roma, è bene anche che si parli insomma di altre squadre, però tu non puoi focalizzare l'attenzione sempre sulla Juventus. Lo so, Mimmo, perché c'ho credimi, non lo fare. Va bene. Non lo fare. Allora fatti conto me.
Ci sentiamo domani, sempre se Dio vuole. Grazie a tutti, eh. Ciao, ciao Mimmo. Grazie. Ciao.